Ciao bambini, siccome purtroppo durante le nostre lezioni in diretta non abbiamo tantissimo tempo, o meglio, è sempre meno rispetto a quello di cui avremmo bisogno, ho pensato di integrare di tanto in tanto quei momenti con qualche registrazione, perché vorrei lavorare con voi, come facciamo in classe a scuola, sull'ortografia e fare insieme un breve dettato. Vi chiedo un po' di attenzione e di concentrazione. Sarà breve, ma è importante continuare anche questo allenamento. Ci state? Allora facciamo così. Prendete il quaderno blu, scrivete come titolo dettato ortografico e dividete in due colonne in modo da utilizzare meno pagine possibili. Scriveremo una parola su una colonna, una parola sull'altra. Poi sotto e così via. Avrete 20 parole e 3 frasi in questo dettato. Può essere che io vada un po' troppo rapidamente. Il video però è un grande vantaggio perché potete fermarlo, scrivere la parola e poi far ripartire e ascoltare quella successiva. Alla fine del video, quando io ve lo dirò, mi raccomando, fermate, date un'occhiata a quanto avete scritto e poi fate ripartire. Sarà quello il momento in cui io vi mostro la scrittura corretta delle parole e delle frasi, così fate anche un'autocorrezione. Poi se vi va, mi raccomando, io ci tengo, mandatemi com'è andata. Va bene? Allora, partiamo subito. Abbiamo detto titolo, dettato, ortografico. Prima parola. Pronti? Ok, prima parola, ingegnere. Acquedotto. Tappezziere. Attenti alla regola di zio Patrizio. Igiene. Società. Usciere. Fantascienza. Correzione. Scoiattolo. Carabiniere. Arieggiare. Arieggiare, per chi non lo sapesse, vuol dire aprire le finestre in modo che entri l'aria e si cambi un po'. Accendere. Focacce. Noi insegniamo. Poi abbreviare, che vuol dire rendere più breve qualcosa, di solito un testo. Eseguire. Siamo quasi, eh? Guadagno. Scuotere. Ok? Ancora due. Innocuo, che vuol dire inoffensivo, che non fa nulla di male. E l'ultima, aquila. Adesso però non abbiamo ancora finito. Cosa ci manca? Ci mancano tre frasi che sono un po' sull'utilizzo della letterina H che abbiamo ripassato insieme in questi giorni. Quindi saltate una riga, scrivete 1 e preparatevi per la prima frase.
Attenti, perché se ci sono nomi propri, sono da scrivere in maiuscolo. La prima parola della frase è in maiuscolo. E alla fine cosa ci mettiamo? Un bel punto fermo. Ok, prima frase. Giulia ha telefonato a Marta. La ripeto. Giulia ha telefonato a Marta. Frase numero 2. Ai bambini piace. Ai bambini piace uscire a giocare Bambini piace uscire a giocare all'aria aperta. Punto. Ripeto, se avete perso qualche pezzo. Ai bambini piace uscire a giocare all'aria aperta. Punto. Ultima frase, siete stati super bravi. Siamo alla numero 3, quindi, ed è A Pietro sembrava che a Pietro sembrava che a casa dei nonni A Pietro sembrava che a casa dei nonni ci fosse un'altalena. Punto. A Pietro sembrava che a casa dei nonni ci fosse un'altalena. Adesso abbiamo scritto tutto ciò che dovevamo, per cui ti invito a fermare e a dare un'occhiata al tuo lavoro. Dopodiché, quando farai ripartire, ti apparirà la schermata con le correzioni. Segnatele anche tu, magari con una penna colorata, e riscrivi almeno 5 volte le paroline o le parti che non sono corrette. Così ci alleniamo e la prossima volta cercheremo di non sbagliarlo più. D'accordo? Allora io vi saluto sin d'ora perché poi dopo la correzione non mi vedete, ma ci vediamo prestissimo, non scappo. Ciao, grazie per aver passato del tempo con me.